noi siamo qui con lei perché lei è il nuovo, ormai non tanto più nuovo, direttore del coro del Teatro Verdi di Trieste. Dunque, lei di formazione è compositore, musicista, in tutti questi anni ha anche diretto spesso ensemble. Come mai è diventato direttore di questo coro? Cosa è successo? Allora, premetto che io sono dipendente di questo teatro da lunghi anni, cioè, qui io ho iniziato la mia carriera nel lontano 88 come maestro collaboratore, poi sono fatto le mie esperienze all'estero, sono rientrato nel 2007 ricoprendo la carica di direttore musicale di palcoscenico con obbligo di direzione. Come mai? Succede che l'anno scorso, ovvero 2021, per motivi di necessità, mi viene richiesto dalla direzione di sostituire il maestro del coro impossibilitato a presenziare per un periodo di alcuni mesi, e lo faccio, ecco, così, con spirito di collaborazione. Le cose evidentemente non sono andate così male, perché di fatto dopo qualche mese eccomi qua in veste invece, diciamo, più stabile. Io devo dire che in passato mi era capitato fuggevolmente, soprattutto nella mia esperienza francese, di lavorare sempre a livello così di sostituzione, perché io mi occupavo sempre più appunto della direzione musicale del palcoscenico, dell'assistenza ai direttori d'orchestra. Mi era capitato, ecco, di ricevere richieste di questo tipo, ma che sono sempre state molto episodiche, ecco. Questa volta lo è stata di meno e ha portato così a questa coda, per cui a inizio di questa stagione, cioè dopo l'estate scorsa, mi è stato chiesto di prendere questo posto in modo permanente, ecco, per cui è una nuova visione per me, cosa che devo dire sono molto lieto di fare, anche per molti motivi sia così personali, sentimentali che professionali, perché l'ambiente che del coro che ho trovato, premesso che si tratta di persone che conosco da lunghi anni, anzi in alcuni casi addirittura dall'adolescenza, il che peraltro, voglio dire, sappiamo che non necessariamente ti facilita le cose, ecco, questo anzi le può anche rendere problematiche e difficili, e invece è stato l'esatto contrario, insomma c'è stato un rapporto fin da subito, proprio dai primi minuti di prova, un rapporto molto bello, a cui ci tengo molto, si lavora con una bellissima atmosfera, con molta attenzione, e ecco, mi auguro che vada tutto, che prosegua in questo modo. Allora, lei ha vissuto in questi anni, come tutti coloro che erano dentro al teatro, degli anni difficili, degli anni molto duri in cui era stato anche ventilata la possibilità di chiudere questo teatro. Quindi in realtà voi avete potuto tutti quanti tirare la cinghia e diciamo, per riuscire a risollevare questo teatro. Il teatro adesso, da quanto ha detto il sovrintendente, è un teatro sano, è un teatro che può ricominciare a pensare con ottimismo al futuro. Quali sarebbero le sue visioni per il futuro da un punto di vista, diciamo, del coro? Cosa le piacerebbe che questo coro riuscisse a fare, riuscisse a raggiungere? Allora, dunque, un discorso complesso ovviamente. Le problematiche di cui hanno sofferto un po' tutti i teatri e tutti le fondazioni lirico-sinfoniche italiane sono esclusi ovviamente i problemi degli ultimi due anni, cioè dell'emergenza Covid, sono stati problemi di riduzione di organici e riduzione anche del periodo di attività, riduzione di repertorio di conseguenza. Uscire da questa situazione non è semplice, questo lo sappiamo. Io sono molto così ben predisposto verso questa nuova vigenza che c'ha il Teatro Verdi da non molto, sono molto
lieto del nuovo strumento, il fatto che il nuovo strumentante sia Giuliano Polo, che è persona che conosciamo da tanti tanti anni, è molto valida. Sono sicuro che riuscirà a trovare il modo migliore per risollevare la situazione. Per quanto ci riguarda, ad esempio, si parte già da un problema numerico, di organico, di rinnovamento, di avere voci giovani, e devo dire che già in queste poche settimane, in fondo, che sono passate dall'insediamento della nuova sovrintendenza, già qualcosa sta cambiando. Abbiamo già un organico decisamente più nutrito, per cui ecco, mi auguro che le cose vadano in questa direzione, che si vada in un'intensificazione delle attività, e questo lo vedremo ovviamente, tutto dipenderà anche da cosa succederà con l'emergenza Covid. Certo. Ecco, l'auspicio è questo, se poi si riuscirà anche ad allargare il repertorio, a tornare a far proporre anche chissà delle novità o comunque dei lavori che forse sono un po' meno battuti, e io ne sarò ovviamente felice. Vedremo quello che si potrà fare in questo senso. Lei, oltre ad essere direttore musicista pratico, è anche compositore. E negli ultimi tempi la sua attività compositiva come è andata? È riuscito a scrivere, oppure anche questo Covid ha pesantemente influenzato la sua creatività? Ma l'ha influenzata di sicuro, anche per un fatto molto semplice: calano drasticamente le esecuzioni. Per molti, per due anni è successo questo. Adesso c'è qualche segnale di ripresa, ma insomma problematica, difficile. Se parlando di musica contemporanea, parliamo di un settore che è ancora più in crisi, essendo la nicchia della nicchia, è ancora più in difficoltà degli altri, no? Quindi questo ha risentito di sicuro, no? Detto questo, si cerca di tirare avanti. Io ho sempre considerato il fatto che scrivo fondamentalmente prima di tutto per me stesso, cioè deve essere una cosa mia, non è l'attività principale che svolgo, come purtroppo è un dato di fatto, non lo è per praticamente nessun compositore, quantomeno in Italia, perché non ti consente, l'attività compositiva non ti consente di viverci, ma appunto deve essere un piacere mio, deve essere un'esigenza mia interna. Diciamo che ho ridotto numericamente l'attività, sto comunque lavorando su delle cose, anzi in questo periodo in particolare su un progetto che è un po' una sfida, se posso accennarlo lo faccio volentieri, nel senso che è una commissione del Festival Estivo di Cadaqués in Catalogna, Spagna. Mi è stato richiesto un brano per organo, che già è per me una novità perché non ho mai accettato di scrivere per l'organo, non per mancanza di amore e interesse, ma per la complessità del fenomeno. Nello specifico si tratta di un organo di fine 600 accordato in temperamento mesotonico, che se dovessimo descriverlo in due parole, diciamo che è un altro modo di accordare gli strumenti rispetto a quello consueto a cui siamo abituati. Una dimensione che per me è totalmente nuova, per cui la sto accettando con molto interesse, ci lavoro con molta anima. E quando sentiremo questo nuovo brano? Questo brano deve essere eseguito il luglio prossimo, quindi che venga bene o male, la prossima estate qualcuno lo sentirà. Ecco. What is the dress? It must be the flag of my disposition, or a child, the babe of the vegetation, or the beautiful uncut hair of grapes. Sorr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 
Ram, che corre in una linea nel cielo ferreo di fili curvi. L'amore bianco della città, tu reggio, miraccio di enormi palazzi barbari, diatemi elettrici. Infiniti di luce striati d'azzurro. Tra le tenaglie del muro, come un fiume corre veloce nella sua eternità. Demone che complotta laggiù per rompere la linea del orizzonte. Sorridono sulla costa, tutti in cerchi come dentiero enorme, tra le fetido odore di catrame e di carbone, misto al nauseante odore di infinito. Nel viola della notte canzoni bronze e cella bianca giaciglio bianco cella bianca torrente di voce angelica bronze il viola della notte dalle sbarre bianche il blu deserte, strade bianche, deserte, il cammino nero delle macchine.